tu perché sono andato. Scopriremo sono anche andato, i vincitori. Ci siamo quasi pronti per la gara. Allora ci siamo. Ancora tutti sotto che partiamo con la gara. Oh, grazie, tutti sotto, benissimo. Oltre al mago, voglio un applauso per Mirko, Elisa e Link e Samuele, Pitbull Tattoo e Cuore Nero Tattoo. Grazie alla nostra giuria, sono artisti con la maiuscola, quindi sono esperti di vari stili, quindi possono e hanno tutti i metri di giudizio per decretare il best anche show oltre alle altre categorie in gara. Fatemi un applauso a voi ancora, buona domenica che siete qua con noi ancora, ancora, ancora. Parla Prometeo. Allora, il nostro mago Dreammaker a fare la supervisione. Allora, ci siamo. Partiamo con la categoria colore. La categoria colore, grosso, big. Lavori molto grossi, belli. Sarà una sfida one versus one, perché la categoria colore, mentre le altre sono in range a pochi iscritti, quindi premieremo soltanto il vincitore. Francesca, ci sei? Vieni Francesca. Partiamo con la categoria colore, dimensione big. Tra poco vedremo anche il lavoro sullo schermo. Vieni qua un attimo Francesca, ciao. Di dove sei? Roma. Allora, quale tatuaggio portiamo oggi che tu nei tanti? Eccolo qua, l'hai fatto questo weekend qua al Pala Prometeo. Eccolo qua, ora vedremo anche il lavoro sullo schermo. Da Roma, Francesca, prego, puoi andare. Prego, tatuata da Laura Spice, trame noir. Ok? Intanto si prepari, Bruna. Ci sei Bruna? Oh, due belle signorine per il contest del colore. Vieni su, vieni pure qua. Ciao Bruna, di dove sei? Mondragone, yes, provincia di Caserta. Lo so, lo so. Non posso dire perché lo so, ma lo so. E allora, benissimo, facciamo vedere il lavoro questo weekend, giusto? Fatto qua in convention. L'artista è Mr. Simpatia, Serial Killer. Giusto? Cioè, lo studio Mr. Simpatia, però Serial Killer. Ieri abbiamo visto Mr. Simpatia in persona. Ora abbiamo il Serial Killer, che non lo farei arrabbiare. È già torso nudo, si è già, non si sporca neanche la mano. Oh, applausi per la nostra Francesca Trame Noir, Laura Spice. Ora stiamo per vedere sullo schermo l'altro lavoro in gara per la categoria colore big, da Mondragone e Bruna, che ha sofferto un po' questo weekend, ma ci sta, fa parte del dolore, il dolore fa parte del gioco per chi ama il tattoo. Eccolo qua, lo stiamo vedendo sullo schermo. Due lavori dello stesso punto più o meno. Prego Bruna, ricordo non ci sarà il podio, ma scopriremo chi si porta a casa il premio per il miglior colore qua al Pala Prometeo. Ha tirato più il bianco e nero. Ecco qua la nostra Bruna. Ricordiamo, categoria colori, ci sarà solo il number one, il vincitore, che potrebbe anche concorrere con il best of day e best of show. E ovviamente i tatuaggi poi. Ecco qua che la nostra giuria, Mirko, Elisa e Samuele, stanno guardando il lavoro. Bene, fallo vedere ancora al nostro pubblico un secondo. Applausi Bruna, Serial Killer, Mister Simpatia. Se la giocano Bruna e Francesca, due bellissime ragazze, ma non è vista tu in questo contesto, ma è la gara del colore. Ok, questa era la gara del colore, che vedete queste dimensioni sono lavori molto lunghi. Ad Ancona ha tirato più il bianco e nero, che sono molti, e avremo il podio per quanto riguarda il bianco e nero, tre posizioni.
colori, abbiamo chiuso la gara, vi lo dico ancora per la correttezza, premieremo uno dei due lavori, o Bruna o Francesca. Grazie. Fate ridere qua in prima fila, se no sono dei rumori strani al Pala Prometeo. E allora, partiamo con il tatuaggio a tema per dare sfogo agli artisti di vari stili, varie dimensioni. Abbiamo dato il tema dell'amore, dei fiori, del mare. Conosciamo Luca. Luca, ci sei? Abbiamo due Luca. Luca di London Tattoo. Dove sei Luca? Eccolo, ciao Luca. Abbiamo due Luca in gara. Vai tranquillo, stai pure qua un attimo Luca. Di dove sei? Senigallia, benissimo. Allora, facciamo vedere il tatuaggio. Luana Vedetti, London Tattoo. Quando l'hai fatto? Oggi? Oggi. Benissimo. Ok, prego. Ci siamo? Un secondo che la giuria ancora sta valutando. Intanto ci siamo, la categoria è quella a tema. C'è poi di tutto nel tema qua, eh? C'è sia l'amore che il mare. C'è il cuore, c'è tutto proprio. Benissimo. Mare, fiori, amore, la categoria. Ce l'ha messa in quasi tutte il nostro Luca e la nostra artista Luana Vedetti di London Tattoo. Lui non sente niente, non ne sente niente oggi. Una base. Per lui è stato uno scherzo. Intanto la giuria sta ancora discutendo per quanto riguarda la gara del colore grosso. Ragazzi, siamo entrati nella categoria a tema, ricordo, mare, fiori e amore. Gli stili sono i più diversi, le dimensioni anche, l'importante è che si centri il tema. Ci siamo, prego, avvicinati pure. Lui è il numero uno, abbiamo due Luca, lo dico per la giuria. Lui è il numero uno. Nico, intanto, ci sei Nico? Nico? Tratto nero, Eric Alba, Nico, ci sei? Arriva, arriva, ok. Aspettiamo Nico. Bravi ragazzi, rimanete con noi. Eccolo qua, facciamolo vedere ancora. Un applauso. Luca, London Tattoo, Luana Vedetti, quello a tema. Molto figurativo così, con il mare, c'è anche un po' un cuore. Benissimo, prego, grazie. Grazie all'artista. Nico sta arrivando, eccolo. Tema, lo ripeto, mare, fiori, amore. Nico, eccolo qua. Subito dopo questa gara scopriremo chi ha vinto Miss Tattoo. E poi la premiazione del... Vieni qua, ciao Nico. Ciao. Dove sei? Provincia di? Ancora, giochi in casa più o meno. Allora, facciamo vedere il lavoro. No, non a me, guarda, ti fa il timido. Eccolo qua. Ecco qua, il fiore c'è nel tema. Così ha potuto partecipare oggi. Abbiamo dato questi tre temi e qualcuno è riuscito a trovare dei tatuati che volessero fare qualcosa del tema, anche perché è un bel bianco e nero ma non è big, quindi tu oggi sei nel tema. Ricordiamo Eric Alba, tratto nero, prego, puoi andare, giuria. Numero 2, Nico, Daniele, ci sei? Ciao Daniele. Ciao Daniele, di dove sei? Polverigi. E qua da me, non andare ancora avanti che... Polverigi, provincia di? Ancora. Anche tu giochi in casa, non lo conosco Polverigi, mi spiace. Non ho tutta... Bellissimo lavoro anche questo, ragazzi, il tema, c'è il mare, c'è tutto. Nettuno con Nettuno. Nettuno con Nettuno, due Nettuno. Nettuno mi può giudicare. Benissimo, eccolo qua. La scemenza sale sempre di più. Ma è domenica, ragazzi. Il mio nome è Nettuno, Daniele, fin del camino, Alessia Filippetti, l'artista. Bei lavori, tutti differenti questi perché sono del tema mare, fiore, amore. Sarà molto difficile la giuria perché sono dei miei pezzettini. Prego, puoi avvicinarti alla giuria adesso. Prima voleva scappare, ora è rimasto qua in trance agonistica. Intanto Matteo, ci sei Matteo? Matteo? Chef Art? Eccolo. Sei qua Matteo? Allora, di dove sei? Genova, mio concittadino. Siamo quasi uguali, gemelli diversi. Allora, quando l'hai fatto? Venerdì, in questa convention, oltre la tempesta, il mare c'è come?
anzi sei proprio dentro il mare. Ringraziamo Daniele, lo abbiamo già visto qua, un applauso per Daniele, vai giù, grazie. Fin del cammino adesso Filippetti, grazie. Abbiamo sul palco Matteo, tornato da Luca, Piantadò, Chef Art, lui non ha sentito niente, ormai è vaccinato. Prego, avvicinati pure alla giuria. Da Genova Matteo, l'altro Luca, tatuato da Fabio Renato, dove sei Luca? Vai lui. Oh, c'è i tifosi, ce la fai salire qua o dove tu? Ciao Luca, di dove sei? Osimo, provincia d'Ancona, Osimo la conosco, benissimo. Facciamo vedere il lavoro, anche te sei perfettamente a tema, anche te tatuaggio diverso, tutti molto belli. Grazie al nostro Matteo, applausi. Matteo, Chef Art tu, Luca Piantadò. Invece adesso abbiamo Luca. Loro sono partiti proprio in tema. C'è il mare, c'è l'amore, anche c'è un po' di tutto. Come si chiama l'artista? Fabio Renato, giusto? Fin del cammino. Eccolo qua, vi sto per mandare l'altro Luca, il number 5, prego. E chiudiamo la categoria a tema con Daniele. Dove sei Daniele? Red Cat Tattoo. Daniele ci sei? Alza la mano. Daniele. Intanto i lavori li potete già vedere sullo schermo. Un altro bel lavoro, eccolo qua. Nel nostro tema con la tartaruga anche. E la Lighthouse. Daniele ci sei? Qualcuno conosce Daniele in sala? Daniele Red Cat Tattoo, Andrea Alesi l'artista. Daniele? Niente. No. Grazie al nostro Luca. Perfetto, applausi. E chiudiamo così la categoria mare, fiori e amore. Yes, attenzione, mi dica. Ok, perfetto, ringraziamo il Corriere Adriatico che dopo quando ci sarà la premiazione ve li metto tutti in fila. Grazie mister, Corriere Adriatico. Benissimo, e allora partiamo con il bianco e nero big, sarà una gara molto combattuta invece questa. Bianco e nero big, Flavia. Franewar, Daniele Bronson. Flavia. Yes. Vai Flavia, di dove sei? Roma. Facciamo vedere un attimo il lavoro al nostro Enrico. L'hai fatto questo weekend oggi? Sì, benissimo. Da Roma, numero uno, Flavia. Daniele Bronson, Trame Noir. Ora vedremo il lavoro anche sullo schermo. Ora c'è il mio faccione. Ok, a 360, prego. Si parte con la gara bianco e nero, molto combattuta questa gara, ragazzi. Questa ragazza da Roma, Flavia. Intanto Carlotta. Ci sei? Carlotta? Paradise Virgil? Sì. Intanto state vedendo sullo schermo il lavoro numero uno, Flavia, guardate che lavori oggi per il bianco e nero, sarà una gara veramente combattuta. Grazie mille, applausi! Ciao Flavia! Trovi un guarda, Daniele Bronson, l'artista. Carlotta sta arrivando, Paradise Virgil. Ok, allora facciamo un attimo andare avanti Lorenzo. Lorenzo ci sei? Andiamo un puntino sulla curva di Stato. Vieni. Ma il serial killer lui? Allora, stai qua, stai qua. Ehi, vieni qua. Di dove sei? Un dragone. Non è Carlotto. No, è un dragone. Non è Carlotto ovviamente, se no mi preoccuperei per lui. Lui è il serial killer Inc. Mister Simpatia ha tatuato Lorenzo. Prego Lorenzo. Numero 3. Ora tra poco recuperiamo Carlotta che si stava facendo pulire il tattoo. Bravi ragazzi, pulitelo, disidratatelo. Number 3, Lorenzo, ora vedete il lavoro
sullo schermo. Vieni qua, tanto Carlotta. Ciao. E dove sei? Ravenna, stai un attimo qui, facciamo vedere il lavoro. Cavoli ragazzi, che lavori. Tutti i bei pezzi, i primi tre sono già delle hit. Grazie mille, da Mondragone, Serial Killer, Lorenzo, Mister Simpatia. E ora allora rivogliamo sul palco un attimo il Serial Killer, perché deve pulire meglio il tatuaggio. Intanto nello schermo state per vedere il lavoro di Carlotta, che si ferma un attimo qua con me. Tutto oggi l'hai fatto, Carlotta? Ok, sì, ovviamente, sì, intanto la giuria lo sa. Eccolo qua, ritorna un attimo il nostro Lorenzo. C'è traffico sulla tangenziale per quanto riguarda la gara del bianco e nero, perché comunque bisogna valutare bene, sono tutti dei bei lavori. Intanto state vedendo il lavoro di Carlotta. Grazie. Ora puoi andare, grazie mille al nostro Lorenzo. Un secondo ancora, Carlotta. Intanto Jonathan, se ci sei. Oh, ciao Jonathan, davanti un attimo qui, tanto per fare l'appello. Ciao, dove sei? Ischia. Un secondo ancora. Bene, tanto lo facciamo vedere alla nostra parte tecnica. Moise Noise, lei è il numero 2, Carlotta, abbiamo recuperata. Paradise Virgil. Tutti bei lavori ragazzi, per il bianco e nero. I primi tre, già dei bei pezzoni. Intanto abbiamo su Jonathan, Crisalis Tattoo, giusto? L'artista in questione, Michele Trani. Il figlio, sì, grazie per la precisione. Eh sì, perché la dinastia di tatuatori. Già abbiamo visto ieri il bel lavoro di Gianni, giusto? Ischia. Un secondo ancora, fratello. Hai sofferto? Oh, e viva la sincerità, un applauso per il nostro Jonathan, che è sincero. Il numero 4, Jonathan. Crisalis Tattoo, Michele Trani, il figlio. Lo studio dov'è? Casa Micciola. Non esiste? Non esiste. Lo dice lui, io ragazzi. Infatti non l'ho mai sentito. Neanche lui. È uno studio fantasma, però spaccano. Però esiste. Guarda, stiamo parlando con il nostro Jonathan, il number 4 in gara. La nostra giuria sta valutando. Stiamo per salire col numero 4. È già qua con noi, puoi andare. Jonathan, Crisalis Tattoo, Michele Trani. Intanto Emanuela, ci sei? Emanuela, l'abbiamo vista ieri in gara. Di dove sei? Ok, tu invece hai fatto tatuare dal papà Giovanni, dal papà. Portiamo questo lavoro, l'hai fatto qua. Adesso vedremo sullo schermo il lavoro che porta Emanuela, fatta da Giovanni Trani in questo caso, papà di Michele. Che bella queste storie di... C'è ancora un po' di artigianato nel tatuaggio, che da padre e figlio si impara il lavoro. Figata. Grazie al nostro Jonathan, Michele Trani, grazie. I lavori li vedete anche sullo schermo. Un secondo ancora, tanto sei abituata ormai. Tu non sei sorella di nessuno, no? Ok. Non è Jonathan, non è tuo fratello? No, sono amici. No, ma non voglio fare... Ok, no. Vuol dire che fatti i cazzitoni, se giustamente, no? Era perché tutto era bello questo mondo. Black and White. Alan, ci sei? Pimp My Skin, Corrado l'artista. Ciao Alan. Di dove sei, Alan? Ancora. Giochi in casa. Vediamo un attimo il lavoro noi. Fatelo fare pulire ancora un attimo. Un secondo ancora. Puliteli ancora un attimo il lavoro. Così. Grazie ragazzi. Anticipo io la giuria, così acceleriamo i tempi. Grazie per la pazienza ancora. La gara è molto combattuta. Rimanete qua perché c'è il Crazy subito dopo. E ne vedremo delle belle. E c'è anche Pista Tu. Scopriremo chi ha vinto. Yes. Grazie.
alla nostra Emanuela Giovanni Trani, che sei stato tu, grazie. Il lavoro avete visto sullo schermo. Alan è arrivato. Sì, sì, vai tranquillo, ma si vede. Tatuaggio fresco fresco. Alan da Ancona. Sastur, è ancora bello fresco. Viene l'artista, glielo puliamo ancora un po'. Al nostro Alan, il nostro Corrado. Ecco qua in tempo reale. Ok, lo vediamo anche in diretta. Prego, Alan. Intanto Vittoria, si prepari. Tatuata da Martina, Pink My Skin. Intanto stiamo vedendo il lavoro sullo schermo. Black and White, Big Girl. Applausi per Alan Corrado, Pink My Skin. Bel lavoro, vieni Vittoria. L'abbiamo vista anche in vista tour, l'abbiamo fatta correre. Stai un attimo qua, vediamo il lavoro in gara. Mostriamolo. Plastica e carne. Gira, ok. Martina l'artista, Pim e Skin sempre nello studio. Vede il lavoro qua, tutti bei lavori. Questo fallo bianco e nero, non ce n'è uno brutto, ragazzi. Sarà una gara difficilissima. Faremo il podio qua, tutti e tre i posti. Ora vediamo il lavoro anche sullo schermo. Prego, facciamo salire Vittoria. Grazie Vittoria. Cristian, ci sei? Ora Vittoria è saltata su. Ciao Cristian, di dove sei? Ancora, che te giochi in casa, facciamolo vedere. Quando l'hai fatto? Oggi. È una roccia, chi lo ammazza, la roccia. Il nostro Cristian, la tolta da Corrado. Corrado è una iena, l'hai massacrato. Pimp my skin. Pimp my skin. Grazie Vittoria, applausi. Ecco qua il lavoro, lo vedete anche sullo schermo. Bellissimo lavoro. Martina, wow! Un attimo ancora che la giuria è in consulto. Ci siamo quasi, tra poco il Crazy e poi Mista Tu e le premiazioni. La giuria, guarda, si sta consultando con le cartelline. Abbiamo sul palco Corrado, il tatuatore, Cristian, il tatuato, per quanto riguarda la Pimp My Skin Crew. Ci siamo. Il mago prende i conteggi. Prego, vai pure. Lui è il numero 8. Intanto Federica. Federica. Eccola qua. Anche lei l'abbiamo vista in vista tu. Ciao Federica, Milano. Brava. Quando ti sei tatuata questo weekend? Tutto questo pezzone qua, inquadriamolo. Iris, Indaco Iris, l'artista. Ringraziamo Cristian, tatuato da Corrado. Pimp My Skin, grazie. Ora vediamo sullo schermo il lavoro in gara che porta Federica, tatuata da Iris, Indaco. Mari? Abbastanza. Vieni. Visto. Attenzione, vai. È un piacere, volevo dare una mano ma non ho le mani occupate. Se no avrei fatto volentieri anche il sollevatore. Ecco qua, il lavoro lo vedete anche sullo schermo. Intanto Cristiana. Così chiudiamo questi lavori, uno più bello dell'altro. Sul bianco e nero, fate l'applauso ai tatuati, ai tatuatori, perché la categoria colore abbiamo due bei pezzoni sul colore. Ciao, di dove sei? Oh, che bel sorriso da fermo. Abbiamo Cristiana, tatuata da Marcello Virgili, giusto? Ink Style Tattoo, lo studio dov'è? Sì, Maria D'Altidone. A volte alcuni posti non li conosco. Applauso per Federica, il sindaco. Grazie Fede Piano.
Cristiano. Ok, prendo il numero di targa, Cristiano. State vedendo adesso ancora il lavoro di Federica, number 9, Iris Sindaco, Iris l'artista. E ora chiudiamo la categoria bianco e nero con Cristiana, tatuata da Marcello, Ink Style Tattoo. Ecco qua anche il lavoro che chiude questa categoria bianco e nero, che ha tirato più del colore qua al Pala Prometeo. Abbiamo solo due bei lavori sul colore che se la giocheranno, due lavoroni sul bianco e nero, 10 bei pezzi. Poi abbiamo visto il tema con tanti tatuaggi diversi. Che gira Bob, mi sono girato, guarda avanti, no ma gira Cristiano. Grazie mille, applausi Cristiana, Marcello Virgili, Big Style Tattoo, grazie. Ragazzi, davvero 10 tatuaggi sul bianco e nero veramente belli, sarà difficilissimo per la giuria fare un podio. E ora ragazzi, tutti sotto per vedere il tatuaggio pazzo, se sono i bambini metteteli vicino, perché io non so mai che sorprese avrò col tatuaggio pazzo. Partiamo con Marco. Marco, ci sei? Ciao Marco, è già crazy di suo come me? Di dove sei? Civitanova. Sono figlio di boss, magari fossi in trota, cazzo, ho fatto la terza media e guadagno 10.000 euro al mese, invece no, ho dovuto studiare. Mi ha dato del trota, nessuno mi ha dato del trota in vita mia. Del fio di trota sì, ma del trota ma... Allora, ci spieghi, diamo un titolo a questo tatuaggio. Non ce l'ha il titolo. È una nuvola che piove le motoseghe. Allora, è una nuvola che piove le motoseghe e c'è una rana. Ragazzi, se ho TSO libero, come c'è scritto poi? In dialetto. Giro prima in dialetto, che tanto ci sono molti... Allora, per me ha già vinto lui, però ciao ragazzi. Allora, Beato del Trota non è iniziata bene, eh. Cioè, ho detto questo. Allora, spirito Fabio Marziali, dove sei? Ma dove l'hai trovato? Il numero uno. Ce l'hai vicino a casa. Ok. E traducilo in italiano cosa vuol dire questa. Deve piovere le motoseghe accese. Devono piovere le motoseghe accese. Ok, ora avete tutto per giudicarlo. Poi mi date il numero di telefono del suo pusher, che mi potrebbe essere utile, perché è della roba buona. Ok, è lui direttamente. Ok. Ah, ragazzi, com'è che si dice? Chi è che la prova molto... non ce la faccio, il marchigiano è difficilissimo, ragazzi. Le dice un attimo come si dice? Pozza piano cosa che pisce. Ok, perché molto... Ragazzi, io sono... Grazie a Marco! Marco, possono piovere le motoseghe e picce. Ivan, se iniziamo così... Ecco qua, ragazzi, qua sono tutti matti, già li vedo dalla faccia. Ivan, di dove sei? Di Pescara. Ivan è single, è tatuato. Leggo la maglietta, eh. Allora, l'artista è Emanuele Vincone, indelebile tattoo. Lui ha deciso di tatuarsi un suo concittadino. Quasi. Allora, dopo gli arrosticini c'è l'arrosticione. No? Questo tatuaggio ha un titolo, si chiama Tieni duro, giusto? Vediamo questo titolo qua. Allora, dopo le motoseghe accese, ci sono delle persone che si sono fatte tante motoseghe vedendo questo personaggio qua. Prego. Aspetta che... prendo una risata qua, attenzione perché state per vedere quello che io non volevo vedere, ma l'ho visto ormai. Ecco qua ragazzi, scoprirete adesso il tatuaggio che si chiama Tieni duro. Eccolo qua, Rocco Siffredi, l'orgoglio. C'è il tipo del Carlino in Adriatico che... grazie. Il televettatore Manuele Vincone. Rocco e Ivan, volevo dire. Ormai mi sono in transagonistica, l'ho confuso.
Tamara, dove sei Tamara? Tamara, qua stiamo esagerando, ragazzi. Tamara, Luana Benetti, l'ho dato tu, fallo vedere prima a me, a noi. Ork! Ah, beh, guarda, oltretutto anche questo ha preso il cromatismo dei capelli, anche come se mangiasse la basetta. Come lo chiamiamo? Sopra la testa la capra bruca, il titolo di questo tatuaggio. Attenzione, perché qua nelle Marche si respira un'aria strana, perché per adesso io li farei vincere tutti. Sopra la testa la capra bruca, questo è il titolo, ora scoprirete perché, perché sennò mi date dello scemo a me. Facciamolo vedere Mois Noi, tanto fallo vedere alla giuria, prego. London Tattoo, l'erba uguale ai colori di capelli di Tamara, della capra che bruca, eccola qua. Sopra la testa la capra bruca, l'erba e il ciuffo, oltre a quella che si è fumata prima il tipo delle motoseghe. Grazie a Tamara. Ragazzi, sarà difficilissimo trovare anche un podio del Crazy. Andrea, mister simpatia. Allora, no, aspetta. Io ho paura oggi. Se arrivo vivo alle 9, quando chiudiamo, di dove sei? Il Mondragone. Fa vedere. Ok, dimmi il titolo. Not for Vegan. Guarda, ti devo dire che ne ho già visti di questi, non così per vegani, però per vegetariani ne ho già visti un po' di assortiti. Non è per vegani, ora lo scopriremo. Il nostro mister simpatia Andrea ha deciso di rompere la dieta. Stasera andiamo a fare serata insieme, io e te. Ti lascio il cellulare, no? Vai, eccolo qua. Not for Vegan. Che in effetti piace a tutti, ma poi eccolo lì, vedo. Ok, va bene. Ok, si lecca la, se non godi ti lecchi la metà. Benissimo. Io ho paura, ragazzi. Grazie zio. Il tuo numero te lo do dopo, grazie. Ma comunque nei cessi il numero lo trovi. Madda! Iris sindaco, Iris. Madda, se non fa un crazy ogni tanto, fatelo vedere prima noi. Aiuto, dove va? Okay, questo lo chiamiamo, come lo chiamiamo questo tatuaggio? Se sei felice, tu lo sai, batti le mani. Ma le mani ovviamente non ci sono. Eccolo qua, ora lo vediamo. Il sindaco si è prestata a questo tatuaggio, ora capirete di cosa sto parlando. Se sei felice, tu lo sai, batti le mani, questo è il lavoro in gara, ora lo vediamo. Chiudiamo così il crazy, io ho paura, poi per la premiazione. Vai, ora vedremo il lavoro subito. Sullo schermo, ecco qua, sta arrivando con la nostra differita. Anche le telecamere si rifiutano di inquadrare. Ecco qua. Se sei felice, tu lo sai, batti le mani. Eccolo qui. Benissimo. Ma ragazzi, sono tutti matti qua, ragazzi. Madda, vieni sindaco, l'artista. Ok, allora ragazzi, ora abbiamo chiuso anche la categoria crazy. Le ragazze di Vista Tu, ora le chiamerò quelle che sono arrivate al pari merito. E tra poco faremo anche la premiazione delle gare, il tempo che la giuria andrà a deliberare. Rimanete con noi. Allora, ora mi consulto con Madda e la Ale. Nel frattempo lasciamo andare la giuria a fare le votazioni. È tempo che arriva la Ale. Madda, Zasso c'è anche. Eccolo. Tanto la giuria la chiamiamo un attimo qua.